A Torino, nel quartiere Barriera Milano, il militare della locale stazione hanno rintracciato un italiano di 27 anni, ricercato in quanto destinato a un provvedimento di carcerazione, dovendo scontare una pena di 3 anni e 20 giorni per rapina ed estorsione. Sempre a Torino è stato arrestato per rapina un cittadino tunisino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato bloccato nei pressi di un esercizio commerciale dopo che aveva rubato alcuni capi di abbigliamento e aggredito la sicurezza che aveva provato a fermarlo. Altri 3 giovani, 2 tunisini e una ragazza italiana tra i 19 e i 27 anni, sono stati denunciati per aver tentato di rubare dei vestiti in un altro negozio. Sempre a Torino, i militari della stazione San Salvario hanno arrestato un senegalese di 25 anni dopo aver ceduto mezzo grammo di eroina a 2 afghani di 19 e 24 anni. A Vigone, i militari della locale stazione hanno rintracciato e tradotto in carcere un italiano di 43 anni su cui pendeva un ordine di carcerazione per furto. A Rivoli è stato arrestato un 58enne italiano di Torino per detenzione di stupefacenti. A Mappano, i carabinieri della stazione di Reni hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 62 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva minacciato di morte la moglie e il figlio tredicenne. A Durento, stessa sorte è toccata a un tedesco di 29 anni. Da diverso tempo insultava e picchiava la madre, 61enne, allo scopo di ottenere denaro. A Robassano, un altro marito violento, un 45enne italiano, è stato sottoposto a misura cautelare presso una casa di cura.